partita in grande stile, la 22esima edizione del Brodetto Fest, la kermesse più gustosa della costa adriatica marchigiana, organizzata da Confesercenti, che celebra il piatto tipico della tradizione marinara, il famoso brodetto. Un ricco programma fino al 2 giugno e il Lido di Fano sarà palcoscenico di eventi e manifestazioni non solo gastronomiche ma anche ludiche e culturali. Da 22 anni proponiamo la cucina dei marinai, ma non solo, proponiamo un territorio intero, proponiamo la città di Fano, i suoi pescatori, le sue eccellenze, il pescato. E con, ogni anno con tante novità, ci si lavora per un anno intero, siamo qui al Lido di Fano e per 4 giorni da stasera fino al 2 giugno proporremo oltre 50 eventi che parleranno di mare, di pesca, parleranno di spettacoli, parleranno di gastronomia, di sostenibilità del mare Adriatico, perciò ecco tanti argomenti che sono molto molto interessanti. Per cui, come dico sempre, per 4 giorni chi verrà a Fano, turisti o fanesi, non avranno di che annoiarsi sicuramente. Il movimento turistico è dato dalla promozione dei prodotti enogastronomici. È un movimento turistico per cui oltre il 50% delle persone che verranno qui al Lido lo faranno per gustare i nostri prodotti, per gustare la cucina dei nostri pescatori. Un'altra grande novità del festival è quella della proposta della vongola dell'Adriatico. Avremo uno stand, un punto vongole, dove un ristoratore insieme ai pescatori, alle vongolare, proporranno la vongola dell'Adriatico. Questo credo che sia un altro grande successo, ma un altro punto di partenza verso la promozione di un altro grande prodotto del territorio. Dopo il taglio del nastro, venuto davanti alle autorità locali, regionali e ai vertici di Confesercenti sotto il cielo minaccioso di pioggia, che non ha fermato le tante persone che si sono volute aggiudicare la possibilità di essere prime a degustare il brodetto cucinato dai cuochi marinari allo spazio Brodetto Bro. Lo show cooking della prima serata è stato realizzato dallo chef Alessandro Circello, volto noto sugli schermi televisivi per essere promotore e divulgatore di una cultura gastronomica sana e salutare. Poi qui a Fano abbiamo tante eccellenze sia dell'agroalimentare, di frutta e verdura, ma anche ovviamente dalla parte del pescato. Noi siamo ciò che mangiamo e quindi alla fine dobbiamo cercare di associare tanti ingredienti e tanti colori. In questo caso metto anche 5 colori di verdura all'interno del piatto, perché mangiando i 5 colori abbiamo le tante vitamine, no, che ci servono per una giornata tra colazione, pranzo e cena. Ecco, mangiando anche con i 5 colori assimiliamo tutte le vitamine. E in più cuocere il minimo indispensabile le verdure, perché così andiamo a assimilare al meglio un po' tutte le vitamine. Questo può essere un suggerimento. Poi chiaramente quando utilizziamo panocchio, tanti crostacei, poi durante la serata racconteremo come estrarre al meglio il gusto da tanti pesci. Con la dieta mediterranea, alla base della dieta mediterranea abbiamo i legumi, ma abbiamo anche tanto pesce azzurro. Il pesce azzurro ha tanti omega 3, omega 6, quindi che fanno bene e soprattutto hanno tante virtù nutraceutiche. Parlavamo del pesce azzurro, no? Magari il salmone che arriva dalla Norvegia, possiamo anche evitarlo. Qui abbiamo lo sgombro, abbiamo le alici, abbiamo tanti pesci azzurri in tutte le regioni d'Italia, specialmente qui nelle Marche, e quindi possiamo utilizzare il pesce azzurro come fonte di omega 3 e omega 6. Chiaramente cotto nel modo giusto, magari invece di mettere tanto sale possiamo mettere le erbe aromatiche. Io utilizzo il finocchiello, le erbe aromatiche per andare ad abbassare anche il sale, anche perché un gusto, una sapidità già ce l'ha di suo. La serata si è conclusa con il simpatico talk condotta da Luca Caprara di Cinefortune insieme all'attore e regista Sergio Rubini, che ha parlato di territorio e del suo rapporto col cibo, e non è mancata occasione da parte dell'attore di palesare il suo storico e forte legame con il territorio marchigiano, che è stato tra l'altro scenario del suo primo film e continua ad esserlo nelle sue ultime produzioni. Il Brodetto Fest proseguirà nei prossimi giorni con il suo ricco, gustoso programma.